è sicuramente importante ritrovarci per ricordare Mauro Rostagno e per ricordare Siani, ma che cosa serve la memoria? A capire perché queste persone scomode sono state uccise e, capendo perché, a stringerci attorno a coloro che oggi sono altrettanto scomodi e che, se lasciati soli, rischiano di fare la stessa fine. Sarebbe insozzare quella memoria, non fare questo passaggio e non essere oggi qui per ricordare Rostagno e Siani e domani accanto alla famiglia Magnaci, accanto Teleiato, perché quella televisione non deve chiudere, perché queste persone coraggiose non devono essere lasciate da sole. La lotta è per appunto cercare di mantenere in vita non solo Teleiato ma altre 200 emittenti italiane che rischiano la chiusura con il digitale terrestre, questa nuova piattaforma fatta solo perché la televisione diventa una scatoletta per business. Noi abbiamo intenzione di lottare alla vecchia maniera, proprio come i partigiani, se è il caso andare anche sull'Aventino o se è il caso sbarcare a Roma, perché non abbiamo intenzione di chiudere, non abbiamo intenzione di non informare più il nostro territorio su temi dove Teleiato si è distinta: ambiente, mafia, collusioni. E ormai per i cittadini Teleiato è diventato un punto di riferimento, una istituzione a cui rivolgersi, e quindi non vogliamo venire meno a questa nostra missione.